Sicuramente, come dicevo, una mobilità pubblica sostenibile, ma una mobilità anche molto diffusa, nel senso che io devo poter trovare in mezzo anche un mezzo car sharing, un mezzo che non mi costringe ad avere il mio mezzo privato e che sia disponibile nel momento in cui ho la necessità di mobilità. La mobilità pubblica su lunga distanza è fondamentale e è anche molto importante collegare le reti di mobilità pubblica con le reti di mobilità locali e quindi anche con i singoli quartieri. E qui si apre tutto un tema poi di carattere urbanistico, di carattere commerciale, cioè il fatto che i cittadini debbano poter avere i servizi all'interno, no, di distanze assolutamente accettabili per poter proprio evitare la mobilità, quindi ridurre la necessità di mobilità, questo è un tema. In questo poi si innesta il discorso della tecnologia, quindi tecnologie innovative per mezzi puliti, tecnologie innovative di informazione. Ogni cittadino deve avere le informazioni dello stato della mobilità, quindi della congestione del traffico, della disponibilità di parcheggi. Informazioni che oggi sistemi di infomobility, e stiamo per appunto attrezzarne uno nella città di Bari grazie a un progetto molto importante, ci consentiranno di dare queste informazioni in tempo reale. Già oggi i cittadini della città di Bari possono pagare i parcheggi in maniera elettronica, possono avere informazioni su quali sono i mezzi di car sharing disponibili, possono avere informazioni, ecco, di come potersi muovere. L'informazione in una smart city è il paradigma fondamentale.